Salve a tutti! Oggi vedremo insieme come realizzare questi gelati all'uncinetto con la tecnica dell'amigurumi. Sono semplicissimi, adatti anche ai principianti, non ci sono cose particolari. Io ne ho fatti veramente tantissimi, pure perché ci si impiega veramente poco tempo. Vi mostro solo questi tre. Oggi in particolare andremo a vedere come realizzare questo qui. Il filato utilizzato è lo stesso, ma lo vedete leggermente più grande perché per questi qui ho utilizzato un uncinetto da 1,75 mm e per questo qui userò un uncinetto da 2 mm per rendere leggermente più chiaro il tutorial. Spero che i miei gelatini vi piacciono, fatemelo sapere lasciando un commento. Vi lascio al tutorial. Per realizzare il cono gelato ci serviranno 3 colori di cotone. Uno per il cono, uno per la crema e infine uno per la glassa. Io utilizzo del cotone numero 5 ed un uncinetto da 2 mm. Iniziamo la lavorazione facendo 3 maglie basse all'interno del cerchio magico. Realizzate le 3 maglie basse, tiro la codina e chiudo il cerchio. Nel secondo giro andremo a fare 2 maglie basse in ogni punto sottostante, quindi andremo a fare 3 aumenti e alla fine ci ritroveremo con 6 maglie basse. Questo primo giro è un pochino complicato perché 3 maglie basse sono davvero pochine, però si fa tranquillamente, quindi 2 maglie basse nel primo punto, 2 maglie basse nel secondo punto. E 2 maglie basse nel terzo punto. Adesso posso inserire tranquillamente il mio marker e andare a fare una maglia bassa nel primo punto, un aumento nel secondo, una maglia bassa e un aumento per 3 volte per un totale di 9 maglie basse. Quindi una maglia bassa nel primo punto, 2 maglie basse nel secondo punto. E continuo con una maglia bassa e un aumento fino alla fine del giro. Al termine del giro mi ritrovo con 9 maglie basse. Nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi senza aumenti, per un totale di 9 maglie basse. Terminato questo giro da 9 maglie basse, nel prossimo andremo a fare 2 maglie basse ed un aumento per 3 volte. Per un totale di 12 maglie basse, quindi una maglia bassa, nel punto successivo la seconda e nel terzo punto un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Ripeto, questo modulino di 2 maglie basse e un aumento per 3 volte, alla fine mi ritroverò con 12 maglie basse. Terminato il giro da 12 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare 12 maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto sottostante senza aumenti. D'ora in poi, per ogni giro di aumenti, seguirà un giro senza aumenti. Terminato il giro da 12 maglie basse senza aumenti, nel prossimo giro andremo a fare 3 maglie basse e un aumento per 3 volte e alla fine ci ritroveremo con 15 maglie basse. Quindi 1, 2, e 3 maglie basse e nella quarta andiamo a fare un aumento, quindi una e 2 maglie basse nello stesso punto. Terminato questo giro da 15 maglie basse, nel prossimo giro faremo una maglia bassa in ogni punto sottostante, quindi non andremo ad eseguire aumenti e ci ritroveremo sempre con 15 maglie basse. Terminato il giro senza aumenti, nel prossimo giro andremo a fare 4 maglie basse ed un aumento per 3 per un totale di 18. Quindi faccio 1, 2, 3 e 4 e nel quinto punto 2 maglie basse. 1, ups. E 2. Ripeto questo modulino
di 4 maglie basse e un aumento per 3 volte, alla fine mi ritroverò con 18 maglie basse. Come per gli altri casi, terminato questo giro da 18 maglie basse, realizzato con gli aumenti, nel prossimo giro faremo 18 maglie basse, quindi una maglia bassa, all'interno di ogni punto sottostante. Terminato il giro da 18 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare 5 maglie basse ed un aumento per 3 volte, per un totale di 21 maglie basse. Terminato questo giro da 21 maglie basse, fatto appunto da 5 maglie basse e un aumento, nel prossimo giro andiamo a fare una maglia bassa in ogni punto sottostante, sempre per un totale di 21 Nel maglie prossimo giro basse. andremo ancora ad aumentare e andremo a fare 6 maglie basse e un aumento per 3 volte, per un totale di 24. E nel prossimo giro andrò a fare 24 maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto Terminati i sottostante. due giri da 24 maglie basse, sempre quello senza aumenti e quello con gli aumenti, nel prossimo giro andremo a fare 7 maglie basse e un aumento per 3 volte, per un totale di 27 maglie basse, Nel quindi prossimo giro andrete a fare una maglia bassa in ogni punto sottostante, sempre per un totale di 27 maglie terminati basse. entrambi i giri da 27 maglie basse, adesso andiamo a fare l'ultimo aumento. Nell'ultimo giro andremo infatti a realizzare 8 maglie basse e un aumento. per 3 volte, per un totale di 30 maglie basse. Ripetiamo questo modulino: 8 maglie basse e un aumento per altre 2 volte, e nei prossimi 2 giri andiamo ad eseguire una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quindi, terminato questo giro da 30 maglie basse con gli aumenti, per altri 2 giri andremo a fare 30 maglie basse senza aumenti. Al termine dei miei 3 giri da 30, uno con gli aumenti e due senza aumenti, la cialda del cono gelato è terminata. Quindi ho tagliato il filo corto perché non ci servirà. Non ci servirà più e chiuso il lavoro. Adesso passiamo alla realizzazione della Nel mio caso crema. la crema sarà bianca. E avvio il lavoro facendo 6 maglie basse all'interno del cerchio magico. Fatte le 6 maglie basse. Tiro la codina e chiudo il lavoro a cerchio. E nel prossimo giro andremo a fare un aumento in ogni maglia bassa sottostante, quindi 2 maglie basse in ogni punto per un totale di 12 maglie basse. Fatte le 12 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare una maglia bassa e un aumento, quindi una maglia bassa e 2 maglie basse nel punto successivo, per 6 volte. Alla fine del giro ci ritroveremo con 18 maglie basse. Terminato il terzo giro da 18 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare 2 maglie basse ed un aumento per 6 volte, per un totale di 24 maglie basse. Terminato il giro da 24 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare 3 maglie basse e un aumento per 6 volte, per un totale di 30 maglie basse. Terminato anche il giro da 30 maglie basse, nel prossimo giro andremo a fare gli ultimi 6 aumenti. Nel prossimo giro faremo infatti 4 maglie basse e un aumento. per 6 volte, per un totale di 36 maglie basse. Dopo questo giro da 36 maglie basse realizzato con gli aumenti, per ben 5 giri andremo a fare una maglia bassa in ogni punto sottostante. Quindi per 5 giri andremo a fare 36 maglie basse. Terminati i 5 giri da 36 maglie basse, il risultato è questo. Nel prossimo giro andremo a fare 4 maglie basse e una diminuzione invisibile.
Quindi 1, 2, 3, 4 maglie basse. E nel quinto e sesto punto una diminuzione invisibile. Quindi prendo l'asolina anteriore del primo punto, l'asolina anteriore del secondo punto, pesco il filo, lo faccio passare tra le due asoline, ripesco il filo e chiudo la maglia bassa e proseguo facendo 4 maglie basse e una diminuzione invisibile fino alla fine del giro. Ci ritroveremo con 30 maglie basse. Ho terminato il giro da 30 maglie basse e adesso questa parte della crema è completata. Andremo nel prossimo giro a realizzare questi ricciolini. Per i ricciolini vado ad eseguire 4 maglie alte all'interno dello stesso punto. Quindi 1, 2, 3 e 4. Adesso salto un punto. E nel punto successivo eseguo una maglia bassa. E ripeto, nel punto successivo a quello in cui abbiamo realizzato la maglia bassa, vado a fare 4 maglie alte. Quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte all'interno dello stesso punto, salto il punto accanto e nel secondo punto eseguo una maglia bassa e continuo così per tutto il giro. Terminato l'ultimo ricciolino, salto un punto, eseguo una maglia bassissima. A questo punto taglio il filo e chiudo il lavoro. Il filo lo lascio abbastanza lungo perché ci servirà per cucire la crema alla cialda del cono. A questo punto siamo pronti per assemblare. Ho già iniziato ad imbottire la cialda e ho spinto giù bene verso la punta, aiutandomi con una penna, potete farlo con un paio di forbici, insomma, con qualcosa a punta. Quando ho cucito più o meno i due terzi, della circonferenza, concludo l'imbottitura e termino la cucitura sempre allo stesso modo. Una volta completato il giro, disperdo il filo all'interno del gelato e lo taglio. Il gelatino a questo punto è pronto. Per realizzare questa glassa, io vado un pochino ad occhio. Vi faccio un esempio di quello che potrei fare io. Quindi, Cerchio magico e all'interno del cerchio magico vado a fare 5 catenelle, ad esempio. Fatte queste 5 catenelle, voglio fare una maglia alta, quindi aggiungo altre 3 catenelle, quindi 5 più 3 faccio un totale di 8 catenelle. Poi proseguo con 2 maglie alte, quindi ovviamente salto le prime 3 che sono la prima maglia alta. Entro nel quarto punto e faccio una maglia alta e facciamo una maglia alta anche nel punto successivo. Nel punto accanto faccio una mezza maglia alta ed infine una maglia bassa. A questo punto eseguo una maglia bassa all'interno del cerchio magico per raddrizzare, diciamo, in un certo senso questo ciuffetto, cioè non lo so, tipo questo petalo, boh, chiamatelo un po' come vi pare. A questo punto decido di fare 4 catenelle. Questa cosa è totalmente arbitraria, dobbiamo creare questa specie di petali, però veramente è totalmente arbitraria. Faccio 4 catenelle e altre 4, sempre per un totale di 8, perché voglio fare delle maglie altissime. Quindi due volte il filo sull'uncinetto, salto le prime 4, entro nel quinto punto e faccio un'altra maglia altissima. Fatta quest'altra maglia altissima, poi procedo con, diciamo, una maglia alta. E, boh, una mezza maglia alta. E
Io è totalmente arbitrario, non le faccio tutte uguali perché voglio, alla fine faccio una maglia bassa perché li voglio abbastanza irregolari. Una maglia bassa nel cerchio magico, anzi facciamone due, diamo più distacco ai due, non so come chiamarli. Vado a fare, che ne so, altre 4 catenelle e altre 3 ed eseguo una maglia alta, una mezza maglia alta nel punto successivo, un'altra mezza maglia alta e una maglia bassa. Eseguo una maglia bassa nel cerchio magico e boh, ripeto lo schema del primo, diciamo. Quindi vado a fare 5 catenelle più 3 che stanno a sostituire la prima maglia alta e faccio altre due maglie alte, mi pare. Quindi una e poi la seconda. Una mezza maglia alta, mi sembra di ricordare, poi ovviamente non è che appunto non li dovete fare tutti uguali. Una mezza maglia alta, una maglia bassa e lo appiattisco nel cerchio con una maglia appunto bassa. Di solito ne faccio 5 perché mi piace il numero dispari. Quindi vado a fare ancora 4 catenelle, altre 4, una maglia altissima, una maglia altissima, una maglia alta e una mezza maglia alta. A questo punto faccio una, due maglie basse. Facciamone due, va? E vado a chiudere il cerchio. A questo punto ho la mia glassa. Chiudo con una maglia bassissima nel primo punto, in questo caso nella prima cioè metà della catenella iniziale. Poi io il filo lo lascio abbastanza lungo perché poi mi servirà per cucirlo sul gelato. A questo punto la vado a cucire e aggiungo infine una perlina tipo questa, oppure si può fare anche una perlina, diciamo, all'uncinetto. Fate un po' come preferite, insomma, fate Questi come più vi sono piace. alcuni dei gelatini che ho realizzato. Spero che vi piacciono, spero che il tutorial sia chiaro. Fatemi sapere se avete dei dubbi, delle domande. Cercherò di rispondere a tutti. Il tutorial è terminato, non c'è altro da aggiungere. Un bacione, alla prossima. Ciao!